giunta alla sua 14ª edizione Scuola Cooperazione Lavoro, l'iniziativa che crea un ponte tra la scuola e il mondo del lavoro cooperativo. Nella sua giornata conclusiva, l'iniziativa promossa da Romagna Est, Banca di Credito Cooperativo, insieme a Conf Cooperative e Irecop, premia i migliori progetti provenienti dalle scuole medie e superiori delle province di Rimini e Forlì Cesena. L'iniziativa ha coinvolto 150 studenti. Essere una cooperativa bancaria oggi vuol dire proprio essere, mettere al centro la persona, mettere al centro il socio, il cliente. E con questa iniziativa cerchiamo di far conoscere ai ragazzi questa esperienza, ma soprattutto di far fare loro esperienze di cooperazione, quindi far sì che riescano all'interno del percorso di studi che stanno facendo entrare in quello che è il mondo della cooperazione, quindi l'attenzione alla persona prima di tutto e diventare imprenditori ancor prima di scegliere di diventare dipendenti di qualche altra ditta. Unire la scuola al mondo del lavoro è fondamentale. Oggi credo che proprio per la crisi che stiamo attraversando sia veramente necessario partire dalla scuola affinché i giovani prima di tutto comprendano e capiscano quali sono i bisogni della società, ma soprattutto quello che è il contesto economico e sociale in cui un domani andranno a operare. Quindi queste iniziative che sta portando avanti anche con il contributo della regione, che Banca Romagna Est è stata tra i primi proprio 14-15 anni fa a portare avanti queste iniziative, sono fondamentali perché riesce veramente a far comprendere ai giovani quali sono le modifiche della società, quali sono i bisogni e la cooperazione che oggi interpreta quello che è un'economia che sta cambiando, che è un'economia di condivisione, si sta passando da un'economia di possesso a un'economia dell'utilizzo. La sharing economy è questa. Quindi questi esempi e queste, diciamo, simulazioni che i ragazzi fanno sono sicuramente un buon viatico per iniziare ad approcciarsi al mondo del lavoro in maniera concreta e costruttiva. Il valore di queste iniziative è quello di far conoscere agli studenti chiaramente l'impresa cooperativa che è fatta sostanzialmente di un gruppo di persone che individuano un bisogno a loro comune da condividere e decidono di realizzarlo assieme, completandosi, accompagnandosi nel percorso e prendendo le decisioni e i progetti condivisi assieme, perché questo è il nucleo della cooperazione e questo li deve accompagnare la cooperativa in tutto il percorso della vita della cooperativa. Io penso che questi progetti che spiegano quello che è il modello cooperativo, quello che è come diciamo che è il primo momento che mette i ragazzi a contatto con quello che verrà dopo, considerando che forse è bene non spiegargli in questo momento che cos'è che viene dopo, perché è chiaro che il mondo economico oggi a fare imprese è molto difficile, però diciamo che si insegna, è il primo momento per arrivare a fargli capire che cosa sarà, cosa gli aspetta dopo, quelli che poi intendono andare a lavorare, perché poi è chiaro che quelli che vanno all'università avranno occasione di approfondire ancora di più il percorso. L'università forma, o meglio dovrebbe formare, quindi è molto importante saper scegliere quale università, quale scuola all'interno dell'università frequentare, per, diciamo così, migliorare le competenze tecniche, approfondirle, avere un approccio internazionale a queste materie che altrimenti rischiano di essere eccessivamente legate, diciamo così, ad un contesto troppo locale. E quindi assolutamente importante per realizzare, diventa una condizio sine qua non per poter portare questi progetti da progetti, diciamo così, didattici a progetti che possono vedere luce effettivamente nel mondo reale.
il messaggio che voglio dare un pochino ai giovani che intraprendono un'attività e quindi una scelta come la mia è il fatto comunque di persistere nell'obiettivo. Se uno ha delle idee, delle aspettative, dei pensieri, li deve portare avanti e crederci. Come ho detto anche altre volte, sicuramente dei problemi, dei momenti di fatica ci saranno, però l'importante è non demordere. Questo è proprio, secondo me, un modo di pensare che deve passare anche a livello generale nei giovani, che alle prime difficoltà non si deve abbandonare l'obiettivo, ma persistere e continuare con forza. Progetti di questo tipo sono altamente importanti per abituare i ragazzi ad essere imprenditori di se stessi. Significa non solamente diventare imprenditori nel termine più stretto, diciamo così, nel significato più stretto del termine, ma quelli di imparare a lavorare per obiettivi, a non solo a creare idee, ma a creare idee che siano sostenibili dal punto di vista operativo, dal punto di vista ovviamente finanziario, perché qui si parla di, diciamo così, di imprese vere e proprie. I giovani oggi vedono, credo, la cooperazione con un occhio diverso. E si diceva nel corso di questa mattinata che i momenti di crisi sono i momenti nei quali ci si stringe di più di fronte ai valori della cooperazione, quindi meno attenzione alla proprietà, quindi all'imprenditore che lega tutta la sua attività al profitto, più attenzione ai servizi, ai rapporti, alle collaborazioni. Quindi credo che in questo momento i giovani rivolgono una particolare attenzione alla cooperazione. Sicuramente la chiave anche del mio successo e la mia forza è stato il fatto di avere attorno a me persone che comunque andassero le cose mi hanno comunque rassicurato e rafforzato e poi hanno creduto soprattutto anche nelle mie capacità e questo mi ha permesso di essere quello che sono oggi. Accoglienza Tour. Stamattina abbiamo visto dei progetti direi anche innovativi rispetto al mondo cooperativo, alcuni dei quali possono effettivamente essere anche realizzati. Ho visto nei giovani che li hanno presentati molta partecipazione, molto trasporto nelle cose che fanno e soprattutto credono in questo ed è molto importante perché effettivamente sono loro il futuro, cioè il mondo cooperativo è un mondo che se tende al vecchio è un mondo che muore, invece il mondo cooperativo ha bisogno di rinnovarsi continuamente e in questi progetti si è visto proprio la volontà di qualcuno di collaborare, di mettersi insieme e sono un po' i primi approcci che arrivano e probabilmente qualcuno di questi potrebbe anche essere realizzato. Chiaramente noi che siamo una banca di credito cooperativo siamo a braccia aperte in questo perché quando c'è innovazione, c'è proposta, c'è legame con il territorio, quando si ricomincia a pensare locale per essere globale, questo fa parte proprio del nostro mondo e noi ci siamo. Finalmente insomma viene messo in evidenza diciamo l'aspetto cooperativistico diciamo della nostra zona, del nostro territorio e la nostra scuola insomma se si è distinta vuol dire che ha un valore aggiunto, no? Questa esperienza. Questi progetti tra l'altro grazie anche a coloro che hanno in qualche misura sostenuto, hanno fatto da coach ai ragazzi, sono talvolta per l'esperienza che ho io più performanti e più ben predisposti rispetto anche a tante cooperative reali che nascono perché hanno un business plan, hanno uno studio di dietro, hanno una presentazione che sicuramente è la maniera migliore per far capire ai ragazzi come ci si presenta e come ci si approccia al mondo del lavoro. Secondo me è stata premiata l'innovazione, sono stati molto originali e poi c'è stata una grande partecipazione, anche un aiuto da parte di qualcuno che insomma si è dimostrato capace di mettersi a disposizione, questo è. E nello spirito cooperativistico credo che ci sia questo, no? Di essenziale, cioè la volontà di non solo di primeggiare, no? Ma di collaborare insieme agli altri.